Io vado a presentare lui, signore, uno dei più grandi artisti italiani, ma non solo, lui è famoso anche all'estero, soprattutto in Spagna, dove ha venduto milioni e milioni di copie. Sto parlando di un artista di grande calibro, di grande spessore. Ha seguito le migliori accademie musicali e conservatori di tutto il mondo. Sono emozionatissimo a presentarlo. Questa sera abbiamo qui con noi al Minerva il nostro Tony Locure. Buonasera a tutti, tutti fanzi, fans e fanzine. Grazie a tutti. Buonasera, come si chiama il suo villaggio? È Minerva, Minerva. Quante stelle ci avete? Quattro. Vabbè, mi accontento, dai. Buonasera a tutto il Minerva 4 stelle. Grazie a voi, chi siete? Grazie a lei. Sono Mirko. Ah, Mirko. Animazione. Sì. Grazie a tutti, sono contento di stare qua stasera. Noi siamo in tour in questa settimana. Se volete, vi aspettiamo tutti i fanzi, le fanze e le fanzine. Domani sera siamo a Corigliano, grande concerto da Peppu Zuzuz. Biglietto semplice, 5 euro con birra e panino con la porchetta. Allora, siamo pronti? Mi fa piacere, questo vedo che è un luogo molto molto bello, raffinato, di nicchia. E sono veramente contento di essere qui tra voi, ok? Anche siamo contenti di averla. Grazie, un bacio. Allora, io vorrei fare la mia canzone, che tutti quanti sanno, tutti quanti già la conoscono, e sono tutti quanti dei miei fans e delle fans che immagino sono qui per me, no? Sono tutti qua il mio gruppo di fans. Allora, miei DJ, ci siamo? Ok, grazie, alla mia inizia dell'estate. Tutti su con le mani, mani, vai con la base, mani. Giorni pochissimi, giorni ripartono i sogni, al mare si va. Vecchio costume, maglietta da labbra, ma aspetta che ormai già bronza. E adesso gli hai lasciato la città. E non sei quello che ti aspetta. Bella, e se pensi a casa tua, tu
non ce la vuoi più tornare. Un bacio zuccherato, un abbraccio circolare a tutti i fanzi, fans e fanzine, e a tutti gli amici detenuti della casa circondariale di Nola, grazie. Signore e signori, Tony Loculo. Chi è? Fermatelo, fermatelo. È un fanzo. Ma tu non sei burro, sai, sì. C'è un serio problema. Il problema, sapete qua. A voi! Ma che cacchi? Ma qua la foto! Bloccato! Chi è la proprietaria? Fatelo passare. No, non me la tocca però. Ho detto fatelo passare. Che meraviglia. Signori, benvenuti a Minerva 4 stelle. Ma il problema, perché poi vi racconto pure la storia. Ma veramente ma fa sta cosa. No, fai finta che non c'è nessuno, siamo solo io e te, non ti preoccupare. 17.000 visualizzazioni. Su YouPorn, dove? Che cosa? 17? Su YouTube. YouTube, ok. Che di... Allora, no, raccontiamo, perché se io lo sapevo che avrebbe fatto qualcosa. Non ci... Non sa... Sì, facciamo sta foto. Ok. Allora, no, raccontiamo. Io l'ho visto arrivare... Allora, no, vi spiego la storia. Però non pensavo... Sì, Agicavi, non pensavo che arrivasse a questo punto. Questo signore... Quanti anni sono? Una decina? 12? Sono 15 anni che mi segue ogni anno in villaggio. Non mi avvisa. Me lo ritrovo a lui su Facebook. Ma che fa? Però ti trovo peggiorato. Lui vede su Facebook dove sto, non mi dice niente e me lo ritrovo ogni anno in villaggio. Sono 15 anni almeno. Le sembianze però Sì, ma tale e quale, non ti manca niente. Mi segue, ormai, lui dice sempre, ma ormai siamo amici. Sì, ma lui, ti voglio spiegare una cosa, questo non è amicizia, è stalking. Cioè, ma qua l'amore. E tutti gli anni, vi giuro, non sto scherzando, sono 15 anni che lui viene per fare... È pure sposato, cioè questo ha già figli. E c'è un cane. Ogni anno viene per fare sempre la stessa cosa alla serata del talent, domani sera. Farà la stessa cosa che la fa da qui, non diciamo cosa. Però mi devono votare. Guarda, in Italia votano cane e porci, penso che te votano pure a te. Signori, credetemi, sono 15 anni che fa la stessa cosa, domani sera la farà qui. Grazie di essere tornato per il 15° anno consecutivo. Gigi! Che cosa? Una foto con tutto il pubblico alle spalle. Sì, tanto non c'è il Covid, che ce ne fotte. Vatta a settare, va! Ci vediamo domani sera, farò parte del talent, Gigi! È peggiorato. Gli altri anni si limitava ad urlare. Comunque, voglio fare una prova per vedere se i fanzi hanno assorbito. Al villaggio del Minerva! Oh. Vedi Gigi, non sei solo tu il problema.